So, we will start with the second part of the morning session. And first of all, I will inform you that for your psychological safety and integrity, I will talk my presentation in Italian because I'm not so confident with English. But in any case, if people don't understand what I told, you can ask and all my slides are in english so in any case for each of you in italian or in english you can stop me and ask okay i prefer that we have an interactive lesson instead of uh, my presentation you stay in silence okay fine allora La parte che eh, presenterò oggi, cioè questa lezione, riguarda il secondo modulo che è l'organizzazione in un laboratorio di ricerca nella ricerca preclinica, compresa la sperimentazione animale. Ieri il uh, professor Blandini ha parlato dei modelli animali, io oggi mi occuperò di eh, darvi informazioni anche semplicemente tecniche su quali sono le regole di base per condurre una buona ricerca in termini di academic integrity in un posto di lavoro e soprattutto la seconda parte riguarderà quali sono le norme basilari per il rispetto della sicurezza propria e degli altri operatori. Partendo dalla definizione di academic integrity che avete ascoltato ieri sia da parte del professor Buter che del professor Cosentino, noi sappiamo che per academic integrity si intende lavorare in accordo con principi di standard e pratiche individuali che rispettino eh, le condizioni di ricerca e di educazione. Considerando questo aspetto, l'academic integrity è alla base di tutto quello che vi dirò dopo. E molto spesso torneremo su questo concetto, magari le definizioni poi ve le darò in inglese perché paradossalmente è più facile dare certe definizioni in inglese che non in italiano. Se noi pensiamo a quello che è l'obiettivo finale di un nostro studio, allora, se il nostro scopo finale è quello di pubblicare un lavoro scientifico, perché in fondo è quello che succede a tutti quanti noi, dagli studenti ai docenti che lavorano in un istituto di ricerca, semplifichiamo, in università. Se questo è il nostro scopo finale, quello di produrre un lavoro scientifico e quindi di pubblicare i dati del nostro studio, tutti i passaggi precedenti alla pubblicazione dello studio devono essere condotti in accordo alle regolamentazioni e alle leggi che regolano un corretto comportamento sia da un punto di vista scientifico che personale nel posto di lavoro, dove per posto di lavoro per noi si intende un laboratorio di ricerca biomedica. Tutto questo deve essere condotto in accordo con il codice di condotta che, secondo la definizione del glossary dell'ENAI, a cui abbiamo partecipato insieme alla professoressa, professoressa Tagogni, che è qui presente, nello stilare questo glossario che contiene tutti gli elementi, o meglio la maggior parte degli elementi che possono e che dovrebbero essere familiari per noi nella definizione di come si conduce una ricerca scientifica e di come si lavora in accordo con la definizione di etica in accademia, il codice di condotta è l'insieme di quei principi e valori che costituiscono un, ehm, uno standard di comportamento e che sono in accordo con ciò che è definita research compliance. Che cos'è la research, research compliance? Sono tutti quei processi che seguono e che sono condotti in accordo con i principi di academic integrity. Quindi, ritornando alla nostra realtà pratica, siamo in un posto di lavoro, in un centro di ricerca, la prima cosa per salvaguardare la professionalità di chiunque, quindi per far sì che chiunque possa lavorare nel migliore dei modi dallo studente al professore, qui non c'è differenza di livelli, bisogna organizzare lo spazio di lavoro in maniera adeguata. Quindi, il rispetto alle normative vigenti, e in ogni Stato ci sono delle normative adeguate, che, con, che identificano i criteri per organizzare un posto di lavoro in maniera che si lavori in completa sicurezza. Bisogna avere delle competenze tecniche, quindi profes, profes, professionisti che siano in grado di utilizzare gli strumenti in maniera che il risultato finale che esce dallo strumento sia quello più giusto e soprattutto che mentre l'operatore lavora sia tutelato nella sua sicurezza. Perché se viene ehm, educated <ride> Ha un corretto utilizzo, se c'è un training a un corretto utilizzo dello strumento è salvaguardata la sicurezza dell'operatore ed è salvaguardato il risultato finale. È necessario avere tutte le informazioni in merito al tipo di campione che stiamo utilizzando, quindi agli eventuali rischi connessi all'utilizzo di un campione. Ad esempio, siete tutti dell'area biomedica, immagino, quindi un campione di sangue, noi sappiamo che se anche. Il paziente ha dichiarato che non è affetto da nessuna malattia, c'è cioè una cosiddetta finestra temporale entro cui può succedere qualsiasi cosa, la malattia può venire eh, documentata dopo. Quindi io devo avere tutte le informazioni su come manipolare il campione senza ricorrere ai rischi di eventuali infezioni. E per questo ci sono informazioni specifiche su quali sono i dispositivi di protezione individuale, che è necessario utilizzare per salvaguardare la propria incolumità e quella delle persone che lavorano con noi. E infine, che non è affatto secondario perché è un aspetto molto grosso soprattutto nei laboratori di ricerca biomedica, il corretto maneggia maneggiare dei rifiuti che derivano dalla sperimentazione, sia il campione che ho utilizzato ma per esempio anche i reflui che derivano dal far funzionare determinati strumenti è ancora più importante essere in grado di identificare tutti i codici di rischio presenti sui reagenti che useremo nella nostra quotidianità. Partendo dal primo aspetto, cioè come organizzare un laboratorio di ricerca in maniera che si possa lavorare in accordo alle norme di sicurezza, ci sono diverse linee guida internazionali che stabiliscono quali sono i criteri dell'organizzazione di un laboratorio, dal più semplice quelli in cui non c'è rischio per la sicurezza, quindi non ci sono reagenti chimici particolari, non ci sono radiazioni, non ci sono sostanze infettive e così via, fino al più complesso, invece, in cui è necessario avere dei laboratori strutturati in maniera tale per cui si possa salvaguardare la tutela dell'operatore anche nelle massime condizioni di rischio. Quindi, per esempio, la prima cosa sembra banale, ma la distanza tra i banconi in maniera che se c'è più di un operatore in una stessa stanza possano avere l'agio di muoversi senza toccarsi e quindi magari rischiare di far cadere un reagente. Stabilire qual è il numero massimo di persone che possono stare in una stanza. Stabilire a priori, e questo sicuramente non lo facciamo noi, c'è un, un intervento tecnico che stabilisce a monte che tipo di pavimento c'è e quindi, per esempio, se su quel piano, ammesso che non sono a pianaterra terra e sono per esempio ai piani alti, se ci può stare una centrifuga o un'ultracentrifuga, un frigorifero molto pesante. Quindi gli strumenti che possono essere disposti in una stanza in funzione dell'aver verificato prima l'agibilità. Avere e questo è fondamentale, soprattutto se pensate che uno può entrare in laboratorio alle 8 del mattino e uscire alle 5 del pomeriggio avere un'adeguata ventilazione. Sia quella normale, quindi finestre per cambiare l'aria, sia eventuale ventilazione forzata qualora si usino reagenti chimici particolarmente irritanti. Ovviamente, necessariamente in questo caso anche una ventilazione forzata tipo cappe chimiche, cappe a flusso laminare e quant'altro. Avere una luce appropriata. La luce appropriata è una tutela per la nostra salute e anche per una corretta conduzione degli esperimenti. Avere tutto ciò che riguarda. La sicurezza in caso di pericolo, quindi maniglioni antipanico alle porte, porte eh, tagliafuoco in caso di rischio di incendio, una via di emergenza illuminata e segnalata con le uscite di sicurezza e con i centri di raccolta all'esterno, ovviamente impianto di rilevazione del fuoco e sicuramente gli estintori e tutto ciò che possa eventualmente evitare o meglio aiutarci in caso di incendio. Un altro aspetto molto importante, come dicevamo prima, è la competenza tecnica del personale che utilizza strumenti scientifici. Se avete dimestichezza con un laboratorio di ricerca saprete anche che abbiamo dal semplice computer a strumenti molto complessi che richiedono un training del personale. Questo aspetto è estremamente importante tant'è che hanno pensato addirittura di andare a valutare e trovare un modo come diciamo delle linee guida per eh, identificare questo particolare problema che non è un problema ma questa particolare condizione in maniera da avere ancora una volta un buon risultato e una buona protezione del soggetto che lavora in quest'ambito. Questo lavoro, che è stato pubblicato l'anno scorso, per esempio, ha identificato alcuni criteri base per stabilire quali sono i requisiti necessari affinché un operatore possa maneggiare uno strumento scientifico. Identifica quattro livelli, dal più semplice in cui lo strumento è molto semplice per cui non è necessaria una specifica competenza tecnica, quelli in cui bastano delle semplici informazioni di base come aprire e chiudere una centrifuga come pigiare il bottone per inserire la velocità adeguata di centrifugazione, fino a competenze altamente specializzate, quindi con uno specifico educazione da parte del personale per maneggiare strumenti altamente complessi e che richiedono addirittura corsi di aggiornamento periodici, perché il mondo cambia, cambiano gli strumenti, cambiano le esigenze nell'utilizzo di specifici strumenti. Una cosa importantissima. Ieri il professor Buter ha insistito molto su questo aspetto, ed è un aspetto estremamente importante nella conduzione di un corretto studio scientifico, sia che sia uno studio clinico, sia che sia uno studio di base quello che è importante è avere un protocollo dello studio e il protocollo bisogna averlo prima, non scriverlo dopo vi ricordate il re che lancia la freccia e il soldatino che fa il, il disegnino intorno alla freccia per dire che ha centrato? Ecco, il protocollo bisogna scriverlo prima e imparare a tracciare bene il proprio schema. Questa tra le diverse linee guida che sono disponibili online, e ne trovate molteplici, ho scelto la più recente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stabilisce le linee guida per come stendere un adeguato protocollo di studio. In primo luogo avere un summary, un riassunto del progetto. Cos'è che voglio andare a vedere? Cosa voglio studiare? In poche chiare frasi, in maniera tale che chi poi valuterà il protocollo sia in grado di intenderlo, perché molto spesso, come anche diceva Alice prima, lei lo diceva per altri aspetti, ma molto spesso io fa, voglio, posso far credere che il mia, la mia sia una ricerca estremamente valida e importante perché la scrivo con una terminologia che nessuno capisce. Quando ero studente il mio professore in tesi mi diceva che se vuoi far vedere che il tuo lavoro scientifico è estremamente importante basta che scrivi i risultati in maniera che nessuno li capisca. Così uno pensa non ho capito deve essere altamente scientifico. Non è così, è esattamente il contrario. Bisogna essere chiari, quindi poche frasi chiare, come si fa un abstract quando scrivete un lavoro qualsiasi e partecipate a un congresso, poche parole chiare che indicano cosa voglio ottenere dallo studio. Avere un background, innanzitutto prima ancora le informazioni generali, quindi titolo del progetto, dove il progetto viene condotto. Questo è pensato anche per un eventuale studio clinico, quindi per esempio chi è lo sponsor, l'industria farmaceutica piuttosto che chiunque altro. Se uno studio no profit, perché io come ricercatore nell'area clinica posso anche decidere di fare uno studio su un farmaco, su qualsivoglia cosa senza che mi sponsorizzi un'industria. Ma in ogni caso deve avere le informazioni chi è il PI, il principal investigator, chi sono le persone che lavorano con lui, dove, dove verrà condotto lo studio, e non necessariamente il dove vorrà dire un posto solo. Noi abbiamo in questo momento diversi studi in corso in cui la parte di laboratorio viene fatta nel nostro centro di ricerca e i pazienti vengono arruolati all'ospedale di Varese piuttosto che a Novara e così via. Quindi chi sono gli attori coinvolti nello studio? Il razionale, il background. Bene, ho, ho spiegato prima il summary, ma adesso dare le basi, perché il mio studio non è uno studio campato in aria. Quindi, cosa c'è in letteratura rispetto a quello che io voglio andare a investigare, e far emergere anche che io non sto duplicando un dato di letteratura, ma voglio magari aggiungere informazioni nuove. Qual è il mio obiettivo? Questo è un aspetto estremamente critico, come anche ha detto Alice prima. La mia ricerca è tanto più onesta e corretta quanto più io prima stabilisco quali sono gli endpoint, quali sono i, i, i risultati che io voglio andare a ottenere e di conseguenza come disegno lo studio, numerosità campionaria, che tipo di soggetti, ammesso che faccio uno studio sull'uomo ma anche se lo faccio sull'animale. Come diceva il dottor Blandini ieri, quanti animali includo nello studio? C'è il controllo del trattamento in corso? Quali sono i criteri cieco, doppio cieco? Chi sa che cosa? Quali sono la qual è la metodologia statistica che userò proprio per evitare che magari dopo utilizzerò ulteriori metodologie, ulteriori analisi statistiche per ottenere necessariamente un risultato positivo? Perché il mio scopo è comunque di pubblicare lo studio. E quindi i metodi che utilizzerò per andare a verificare i miei obiettivi iniziali. Come si diceva prima, ancora una volta, l'utilizzo di, o meglio, seguire regole per l'utilizzo e la gestione dei rifiuti, identificare i rischi, identificare il campione e quindi gli eventuali rischi adesso connessi e di conseguenza quali dispositivi di protezione individuale in ciascun parte della metodologia. Perché non è detto che nel mio protocollo di studio dall'inizio alla fine basterà utilizzare i guanti o il camice. Ci sarà un momento in cui ci sarà una preparazione particolare o uno step particolare in cui magari mi serve anche la maschera in cui mi serve una cappa e così via, quindi a ciascun momento quali sono i dispositivi di protezione individuale utili. Per andare incontro a queste necessità, qualche tempo fa fu istituita questa good laboratory practice, queste linee guida, che vennero pensate in realtà per quello che avviene nella ricerca preclinica, in particolare in chimica per garantire è, è definito sistema di, di qualità che ci permette di utilizzare linee guida, quindi delle metodologie standardizzate e ben precise, che salvaguardano fondamentalmente la riproducibilità, la qualità e l'integrità del risultato, quindi del dato che verrà fuori dagli studi chimici nella ricerca preclinica. Le good laboratory practice sono state introdotte per la prima volta in Nuova Zelanda e in Danimarca, alla fine degli anni '70, per venire incontro a quelli che erano e in quel tempo erano molto frequenti gli scandali, veramente definiti scandali, nei test di laboratori chimici. Oggi noi abbiamo, oggi già dagli anni 90, abbiamo una traduzione delle good laboratory practice che sono parte integrante della nostra legislazione. Infatti è una gazzetta ufficiale decreto legislativo, quindi vuol dire che è ministeriale, non è ciascuna università che ci pensa, ma fa parte di una regola legge dello Stato in cui si definiscono quali sono le condizioni della buona prassi di laboratorio è molto ma molto dettagliata e molto estesa, vi ho riassunto un aspetto importante che è quello che poi ci riguarda, che sono le condizioni alle quali sono programmate, svolte e registrate le ricerche di laboratorio. Per le prove non cliniche effettuate ai fini della regolamentazione volta a valutare gli effetti sull'uomo. Perché per, per la sperimentazione clinica le good, esistono le good clinical practice che prendono in considerazione ed esaminano il ruolo dello sperimentatore e dello sperimentato e sono completamente differenti da questi, con anche obiettivi diversi. Lo scopo quindi di una good laboratory practice è quello di identificare i criteri secondo i quali vengono condotti gli studi e come vengono, e questo è importantissimo e ritorneremo più, più volte su questo aspetto, come vengono eh, ottenuti i dati e come questi dati vengono conservati ai fini dell'analisi finale, quindi per quanto ci riguarda per esempio per la pubblicazione dello studio. Lo scopo è quello di generare dati che possono essere utilizzati in maniera tale da minimizzare il rischio nella produzione dei dati, ma soprattutto, stiamo parlando ancora di composti chimici, avere dei dati che siano affidabili e che riducono il rischio dell'utilizzo del prodotto chimico una volta che questo verrà messo in commercio. Le good laboratory practice quindi ci permettono, se si lavora secondo le good laboratory practice, ci permettono di arrivare a concludere, diciamo così, che il dato che viene finalmente messo nel dossier finale, adesso capiremo perché parlo di dossier finale, sia il più veritiero possibile. Questo se lo riportiamo alla nostra realtà di un laboratorio di ricerca, di ricerca biomedica ci permette di avere un buon utilizzo dei dati in accordo alla definizione, appunto, presente nel nostro glossario di Academic Integrity e di Maneggiamento dei dati. Questo penso sia meglio leggerla in inglese perché in italiano sarebbe veramente complicatissimo. Practices and policies related to recording, storing, auditing, archiving, analyzing, validating, interpreting data to ensure accessibility, reliability and persistence of the data for its user. Quindi, lo scopo finale è quello di avere dei dati riproducibili, attendibili e che siano dei dati che chiunque dopo potrà verificare. Ma le good laboratory practice. Non vanno confuse, sebbene sia un sistema di qualità, con le standard operating procedures. Vi ricordate che ieri il professor Buter ha insistito molto su questo aspetto di avere delle standard operating procedures. Nemmeno immaginate quanto possa essere utile averli. Quando uno pensa alle standard operating procedures, siccome si parla di documenti scritti, si pensa che è solo un grattacapo in più. In realtà, nella pratica quotidiana, per chi lavora in un laboratorio di ricerca potrà scoprire quanto aver perso tempo prima nello scrivere la procedura possa facilitare il lavoro dopo. Perché qual è lo scopo di queste procedures? Intanto non è una sola, infatti si, infatti si chiama standard operating procedures, cioè più procedure, perché queste permettono di avere un criterio chiaro di come ottenere un dato alla fine partendo dal campione. Io parto dal campione che può essere la mia provetta di sangue fino a quando pubblico il risultato finale. Vi garantisco che tra questi due momenti possono passare anche anni. Quindi avere delle procedure standardizzate che mi permettono di seguire passo passo tutto ciò che avviene dalla raccolta del campione al risultato finale, da un lato mi tutela perché io posso, al contrario, risalire a cosa è successo nel frattempo e dall'altro mi garantisce la qualità del risultato anche in un eventuale conflitto, per esempio con la rivista, e vedremo anche questo. È importante che sia un documento scritto e che descriva quello che avviene quotidianamente nel maneggiare quella fase della produzione del campione. Lo scopo della Standard Operating Procedures è che la mia operazione, cioè il processo che io sto compiendo, sia compiuto correttamente e sempre nello stesso, nello stesso modo. Per far questo, è ovvio che non può essere chiusa in un armadio del direttore, per esempio, ma deve essere disponibile sul posto di lavoro, cioè nel mio laboratorio, sul bancone dove c'è lo strumento che io utilizzo. Di fianco ci deve essere la SOP relativa a quell'utilizzo di quello strumento, vuol dire che ci deve essere una copia originale più copie, per esempio plastificate, sarebbe comodo perché altrimenti se pensate quando avete i guanti o le mani bagnate, quel foglio dopo due giorni non serve più a niente. Sono delle cose banali ma sono cose che invece nella quotidianità sono quelle che poi creano il problema. Le good laboratory practice e le standard operating procedures sono state pensate per venire incontro a ciò che avviene nella quotidianità in un laboratorio, o meglio in un istituto di ricerca, potremmo più dire facilmente in un'industria, dove si conducono le fasi di sperimentazione preclinica e sono mandatorie, obbligatorie, necessarie per far sì che i risultati del preclinical study sperimentazione sull'animale possono essere inseriti nel famoso dossier che poi viene depositato per quanto riguarda l'Italia all'AIFA, nelle altre nazioni alle autorità competenti per poter poi iniziare il clinical trial, cioè lo studio di fase clinica di sperimentazione della sostanza sull'uomo. Ma noi, nella nostra realtà, non siamo un'industria. Quindi cosa possiamo trarre di vantaggio dalle linee guida delle good laboratory practice e delle standard operating procedures che possano aiutarci a lavorare correttamente nella nostra quotidianità. Quindi ritorniamo, e questa parte sarà dedicata esplicitamente alle standard operating procedures perché, come vi dicevo prima, le good laboratory practice sono difficilmente applicabili a noi. La maggior parte di queste, tranne quello che vi dicevo prima, nell'obbligo della stesura del protocollo sperimentale, è nell'identificare identi il ruolo degli operatori, perché per esempio nel good, nelle good laboratory practice, ritorno un attimo indietro, quello che è definito è il che il PI, il principal investigator, e i ricercatori o gli studenti, i dottorandi, chi è coinvolto nello studio, riconoscono qual è la loro responsabilità nella conduzione dello studio. Nel momento in cui io accetto di essere inserito in uno studio, nel famoso protocollo di cui vi dicevo c'è il mio nome, anche se è uno studio interno nostro, nostro, del nostro istituto, nel momento in cui c'è scritto che allo studio partecipano il dottor Bianchi, il dottor Rossi, lo studente Luca e così via, questi accettano anche. Eh, come dire, rovescio della medaglia, questi accettano anche di lavorare secondo quei criteri che sono lì definiti, in maniera tale che nessuno possa dire ho sbagliato perché non sapevo cosa dovevo fare. Nelle standard operating procedures invece ci sono tutta una serie di informazioni della quotidianità, passo passo nella prosecuzione del mio studio. Innanzitutto, come dicevo prima, è un documento scritto per ciascuna procedura. Ma dobbiamo anche ricordare che io scrivo il documento mentre scrivo il protocollo. Quindi scrivo il protocollo se sto lavorando correttamente prima di iniziare lo studio. Chi lavora in un laboratorio di ricerca biomedica sa anche che mentre sto conducendo l'esperimento, magari mi rendo conto che devo modificare le condizioni sperimentali perché quello che avevo previsto, magari utilizzando un vecchio reagente o così via non è più corretto, non è più adeguato a garantire una certa qualità di risultato oppure lo devo modificare perché nel frattempo ho cambiato lo strumento. Questo ci porta alla prima definizione di autonomia perché in accademia, noi stiamo parlando dell'università, l'autonomia del ricercatore è garantita. Io sto escludendo in questo momento tutto ciò che riguarda i trial clinici in cui c'è l'industria che mi sponsorizza. Sto, par sto parlando di ricerca libera e indipendente. Io decido domani di iniziare uno studio su. Presento un protocollo, mi viene approvato e quindi decido di partire con questo studio. È mia autonomia. È mia libertà individuale perché è garantita dall'autonomia della ricerca. L'autonomia è la libertà di decidere e praticare indipendentemente, senza nessuna costrizione. Ma proprio perché lavoro in autonomia. E proprio perché voglio che il mio risultato sia quello giusto, finale. Se succede, come vi dicevo prima, che devo modificare la procedura, il protocollo originale che era stato steso, la Working Operating Procedures, che avevo preparato e che ha le varie copie sui banchi di lavoro, come dicevamo prima, deve essere tenuto separato dalle copie. Nel momento in cui si decide che è necessario apportare delle modifiche. If the deviation from this instruction are allowed, la condizione per questo deve essere documentata, incluso chi ha dato il permesso, discutiamo perché cambiamo la procedura, se arriviamo alla conclusione che va cambiata, allora la procedura viene modificata e quindi il nuovo modulo viene messo sul bancone di lavoro. Okay? Perché dobbiamo ricordarci che non esiste libertà, se non si seguono determinate regole. La mia libertà finisce nel momento in cui impedisco la libertà degli altri. Questa è una legge generale, non vale solo il laboratorio. Perché usare le standard operating procedures? Se questi signori hanno stabilito che è utile e vantaggioso e non è una perdita di tempo, parlando di business possiamo anche crederci perché loro salvaguardano prima di tutto le, la loro economia. Quindi a quanto pare perdere un pochino di tempo prima salvaguarda il tempo dopo. Infatti loro hanno stabilito alcuni punti chiave che ci spiegano perché è utile avere delle standard operating procedures, perché alla fine si scopre che si risparmia tempo e soldi. Ma non intendiamo soldi secondo il concetto dell'industria che ci guadagniamo di più. Intendiamo soldi, per esempio, nel dire che riusciamo a ottenere un risultato valido con una minore, eh, un minore dispendio di tempo, vuol dire meno campioni. Perché se le procedure sono tutte corrette, io ottengo dei dati forti e validi da un punto di vista statistico con una minore numerosità campionaria. Questo vale soprattutto nella ricerca di base. E quindi si può ottenere di più in meno tempo. E per voi che siete studenti di un corso di dottorato piuttosto che specializzanti e quindi per voi è anche utile pubblicare, lasciamo perdere il discorso di cui si parlava ieri publish or perish, ma proprio praticamente alla fine tutti dobbiamo pubblicare se vogliamo avanzare nella nostra carriera, completare lo studio in un anno anziché in due, capite che è ovviamente è un vantaggio per tutti quanti. Aumenta la consistenza del dato perché il processo viene condotto in una maniera corretta. Tutti i giorni, ripeto, la stessa procedura senza cambiare perché la mia opinione di oggi può essere diversa da quella di ieri. Migliora la comunicazione. Se il dottorando anziano ha con sé lo studente, è più facile spiegargli una procedura. Pensate allo studente che arriva il primo giorno in laboratorio, in cui magari non ha mai nemmeno visto una centrifuga o uno spettrofotometro, è molto più facile spiegargli la procedura con un documento scritto piuttosto che con le mie parole che può essere una personalizzazione. Lo studente può pensare che magari non è proprio così, me lo sta dicendo lui. Quindi avere un documento scritto aiuta a togliere i personalismi e per quanto riguarda in un, ambi in un ambiente di lavoro dove ci deve essere anche la valutazione dell'operatore, il PI, il principal investigator, può avere una maggiore sicurezza di valutare correttamente i suoi collaboratori senza farsi prendere dalla propria opinione personale. Lei non mi è simpatica, quindi io scrivo che non ha lavorato bene. No, ma se lei ha seguito le procedure standard, io ho degli elementi chiari per cui i miei personalismi vengono messi da parte. E soprattutto, alla fine, ma non è meno importante, anzi dovrebbe essere al primo posto, garantisce che in ciascun momento si lavori in una maniera sicura e consistente e solida per il risultato finale e per la, mia, eh, come dire, per la mia presenza, la mia condotta in laboratorio. Quindi noi dobbiamo avere delle standard operating procedures dal momento di raccolta del campione fino al momento finale della stesura del risultato e tutto questo processo deve essere documentato passo per passo deve essere documentato non può essere documentato passo passo questi signori sempre delle Harvard Business Center hanno ehm, steso dei punti chiave di quelli che possono essere i principali obiettivi delle standard operating procedures stabilendo che le standard operating procedures descrivono un modo completo per testare il sistema, quindi diremo per condurre la nostra ricerca o il nostro metodo di investigazione e definiscono differenti punti che adesso vedremo di analizzare uno per volta. Primo, le standard operating procedures per la sicurezza propria e degli altri operatori che lavorano per noi. Le standard operating procedures ci permettono di avere un appropriato codice di condotta nel laboratorio, ci spiegano, giustificandolo, cosa è proibito e cosa è permesso in un laboratorio di ricerca, quindi cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Per esempio non possiamo entrare se non abbiamo il camice, non possiamo condurre quella procedura se non abbiamo messo i guanti. Non possiamo fare quest'altra procedura se non mettiamo gli occhiali di protezione. Come maneggiare? Come maneggiare le sostanze pericolose? Come utilizzare uno strumento particolare, complesso? E se lo possiamo utilizzare? Quali sono i dispositivi di protezione individuale in ciascuna delle procedure? Perché questo? Perché avere delle precauzioni prima ci permette di evitare il danno. La vignetta è abbastanza chiara, no? Siccome ti è capitato l'incidente, adesso abbiamo stabilito che è meglio avere delle procedure per evitare che ad altri capitano gli incidenti. Questo è tipico in Italia. Prima succede il danno e poi facciamo la legge. Ecco, cerchiamo di evitare. Se noi abbiamo delle procedure prima, eviteremo il danno. Quindi. Informazioni precise e dettagliate su quali sono i dispositivi di protezione individuale. Guanti, camice, copriscarpe, occhiali di protezione, mascherine ed eventuali altri accessori ancora più complessi, la maschera più complicata, il, la cappa e quant'altro. Un aspetto importante che molto spesso, a me capita spesso quando parlo con gli studenti in laboratorio, che pensano che se gli dico di utilizzare i guanti e gli occhiali li considero ricercatori non bravi, non capaci. Non è così. Utilizzare dispositivi di protezione individuale non è una punizione, ma è un elemento di sicurezza che garantisce la propria incolumità e quella degli altri. E soprattutto, un aspetto che è importante rispetto a quello che si diceva anche prima e che sottolineava Alice, nell'essere responsabili nel proprio lavoro vuol dire che se il mio compagno che sta facendo l'esperimento, non sta usando i guanti, io glielo devo dire, guarda che questo va fatto con i guanti, con il camice e con gli occhiali di protezione. È così che sono un buon ricercatore, non il contrario, non facendo finta che non sto vedendo che lui o lei sta lavorando nella maniera non corretta. Procedure standard per utilizzare gli strumenti. Questo è un aspetto, come si diceva prima, importante perché alla fine il mio risultato finale nel 99% dei casi viene fuori da uno strumento. Vuol dire che se lo strumento è efficiente il risultato è affidabile. Per cui essere sicuri che all'interno del laboratorio vengono condotti delle periodiche, dei periodici controlli dello strumento è. Nessuno mi deve dire "Sì, guarda è stato fatto", ma non c'è un documento. I controlli devono essere annotati sul quaderno dello strumento. Ogni strumento deve avere il suo diario dove c'è scritto il controllo periodico, quando è stato fatto, quando è stato acceso, quando è stato spento. E se è necessario per molti strumenti ci sono dei reagenti specifici, non si può utilizzare un reagente a caso, quindi sul quaderno devo annotare Qual è il reagente che viene utilizzato? Chi è la ditta che me lo manda, da cui lo compro, in maniera tale da avere il più possibile sempre gli stessi reagenti in maniera da garantire la riproducibilità del risultato? E si ritorna a quanto detto prima: se cambio lo strumento, se cambiano le condizioni perché quella ditta fallisce, allora qual è il nuovo codice del prodotto? Chi è la nuova ditta da cui sto comprando? E ancora più importante avere personale specializzato che viene periodicamente aggiornato sui nuovi protocolli, sulle nuove procedure, sui nuovi strumenti. Questo garantisce la qualità del risultato e la sicurezza degli operatori. Standard Operating Procedures per i metodi analitici. Come abbiamo detto, parte integrante del protocollo di studio è il metodo che utilizzerò per andare a ottenere i miei risultati questo è un esempio di un protocollo di studio che è utilizzato nel nostro centro di ricerca che stiamo continuamente upgradando come si suol dire perché anche noi siamo partiti qualche anno fa avendo dei protocolli scritti più o meno così e poi pensando che invece ci sono degli aspetti che devono essere fissati e altri che possono essere e devono necessariamente essere modificati in funzione dello studio quindi per prima cosa identificare qual è il progetto, perché un metodo può essere inserito in un progetto, ma non è necessariamente lo stesso titolo. Un, un progetto può essere costituito da più metodi. Chi è il personale coinvolto? Dal PI al personale tecnico. Il titolo del metodo specifico, in questo caso si, si tratta della cocoltura in vitro di due linee, di due tipi di cellule per misurare la proliferazione cellulare. Come è costituito il protocollo? C'è una prima parte su cui torneremo ancora, che è quella di quali sono i reagenti necessari e come si preparano. Quali sono gli strumenti necessari per la preparazione del reagente e la procedura passo passo. Cosa faccio con il mio campione? Fino ad arrivare all'analisi finale che poi da lì parte l'altro protocollo, che è il protocollo di analisi del. Del mio dato. Quindi attenzione particolare alla preparazione dei reagenti. Questo è un aspetto estremamente critico e importante perché viene considerato il più banale, ma in realtà è quello più critico perché implica due aspetti. Il primo, la sicurezza dell'operatore, perché quotidianamente devo produrre un mare di reagenti, quindi operazioni che vengono ripetute più e più volte nella giornata. E quindi avere delle idee chiare su come si preparano i reagenti per garantire la riproducibilità del risultato ancora una volta ma prima di tutto la sicurezza dell'operatore. Quindi procedure dettagliate, non a caso una beuta senza scritto cosa c'è. Please? Go back? This one? Please. This one? Yes. Previously. Please. Okay, when, when we do work in the lab, yeah. we have actually we have protocols from different, different companies. Yeah. Like, for example, science, science, protocols. What protocols? Exactly. We have those protocols. Did you arrange these protocols according to that? Or? You know, why do we need this kind of procedure? OK, it yeah. depends. It depends, because we can have a specific protocol according to a supplier. Okay. And this is standard protocols. But in, a, in other cases, for example, in these cases, we have an, a protocol detailed for our conditions for our lab. In a, yeah, 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 absolutely. For example, if you if you make um, as example cytokine analysis as ELISA product, you have specific protocol from the suppliers, and this is. But in these cases, this protocol is adapted to our condition. How we separate how, how we isolate our cells with specific, for example, beads that can be different from yours so we need to have specific protocol according to what our, our reagents which kind of cells we need to isolate and so on and this, for this that i underline the fact that it depends on the conditions and we can have different kind of protocols but if this is my method i will measure cyto, uh, proliferation in this co culture i need to perform the experiments according to this protocol if I change I change beads or other condition or uh, cytometer I need to change also the protocols. Okay it depends for, for example if I'm working in different laboratory then I may have a different protocol. Exactly, exactly. You decide that is the protocol and you perform all according to this protocol. Whatever it is. Yes, okay? Returning a, oh, <laughs> switch. Tornando alla preparazione dei campioni, dei reagenti, è importante avere informazioni dettagliate. Cosa succede spesso? Se aprite un in un laboratorio un frigorifero, trovate una bottiglia di vetro, magari trasparente, in cui non c'è scritto niente. Una provetta in cui non c'è scritto niente. Vado dal collega e gli dico, ma scusa, quella bottiglia è bianca, cosa c'è dentro? Non ti preoccupare, lo so io cosa c'è. Ho capito, ma se tu domani non ci sei, io sposto la tua bottiglia e ci metto la mia, e le bottiglie sono tutte uguali, bottiglie trasparenti con il tappo blu, come fai tu a stabilire qual era la tua bottiglia e cosa c'è dentro rispetto alla mia? Quindi etichette? Documentazione quando l'ho preparata quel reagente in quella bottiglia, perché posso averla preparata l'anno scorso e dimenticata. Il frigorifero del laboratorio è come quello di casa, quello che c'è in fondo me lo dimentico. Quindi possono passare mesi prima di andare a recuperare una bottiglia. Se non c'è la data, come faccio a sapere che è stata prodotta ieri e non un anno fa? Non in tutti i reagenti si produce la muffa. Perché per esempio nella fisiologica è banale, dopo qualche settimana ci trovate la muffa, in, altri, in altre bottiglie invece no. Quindi, eh, oppure per esempio, ancora più importante, voi lavorate con delle proteine che magari diluite in aliquote. È difficile che una proteina sopravviva per tanto tempo in un meno 20. Se voi non sapete quando avete prodotto le vostre aliquote potete magari fare un set di esperimenti. E poi quando analizzerete il risultato alla fine non trovate niente, ma non perché avete sbagliato, ma perché era scaduta, diciamo così, il reagente iniziale. Quindi tutte le procedure e tutti i passaggi per la procedura devono essere documentati. Un altro aspetto importante, questo vale soprattutto per i giovani ricercatori, per gli studenti che arrivano in laboratorio per la prima volta e hanno il terrore di porre una domanda che loro considerano che possa magari essere considerata stupida o sbagliata, non ci sono domande sbagliate poste nel momento sbagliato. Tutte le domande, soprattutto riguardo alle procedure, sono sempre corrette in qualsiasi momento. Nessuno vi arresterà se ponete delle domande. Semmai potete correre il rischio contrario, se non le ponete le domande e non avete capito, potete dalla cosa più semplice sbagliare l'esperimento, alla più problematica avere dei problemi durante l'esecuzione dell'esperimento, anche per la propria sicurezza. Ritornando alla preparazione del reagente, come si diceva prima, in tutti i protocolli abbiamo. Abbiamo, e qui parlo per noi, nelle nostre procedure abbiamo il capitolo, il paragrafo dedicato alla preparazione dei reagenti. Quello che è importante è che non è necessario avere solo il paragrafo dedicato alla preparazione del reagente, ma se nella preparazione ci sono dei rischi o degli eventuali pericoli collegati a quella procedura è necessario metterli in evidenza, come in questo caso per esempio. Questa parte dell'esperimento deve essere condotto sotto K chimica, per cui il personale che svolgerà quella procedura è responsabile di questa procedura. Se c'è scritto che va fatto sotto K chimica, tu lo fai sotto K chimica. Non che mi dici ma io sono bravo, trattengo il fiato e quindi non ho bisogno della K chimica. Perché io potrei mettere, oltre che in pericolo, la mia, Condizione se non uso la cappa chimica, i fumi sono nell'aria e chi è lì a fianco a me li respira, quindi per la mia sciatteria qualcun altro rischia un'intossicazione. Le sostanze chimiche devono essere sempre manipolate con le necessarie precauzioni affinché il pericolo che è presente nell'operazione e il rischio collegato ad esso possa essere ridotto al minimo. Non c'è mai rischio zero in nessun laboratorio di ricerca. Il rischio zero non esiste. Siamo noi che lo riduciamo al minimo o che lo portiamo al massimo con le nostre modalità di lavoro. Quindi quello che è ancora più critico e quello che è più controverso e quello che chiunque non ha voglia di fare, perché è lungo, è una procedura lunga e noiosa, la registrazione del campione, di ciò che succede al campione dal momento in cui arriva. Ma prima che il campione arrivi, come si diceva, devo avere il protocollo di studio per cui utilizzerò quel campione. Devo farlo registrare e devo farlo approvare dal comitato etico. Dopodiché produrrò il mio campione oppure, per esempio, il mio campione arriva dall'ospedale di circolo. No, it's not European Commission, it's Ethical Committee. It eh, the of the university or of the hospital, it depends. In our cases, we don't have the Ethical Committee of the University, we have Ethical Committee of the Hospital. hospital. Okay? Quindi io posso preparare il mio campione oppure il campione arriva dall'ospedale. Avere dei dati? Quindi su un quaderno, su un notes, come lo volete chiamare, anzi un quaderno in cui le pagine non si possono staccare è l'aspetto più importante. Un quaderno in cui le pagine sono numerate con un timbro, con il responsabile dello studio e con il nome dell'operatore. Se questa procedura la fa sempre Mario Rossi, Mario Rossi è responsabile del mantenimento di questo diario giornaliero dell'arrivo del campione. Quindi sul quaderno c'è scritto. Quaderno del protocollo 1 di Mario Rossi. Mario Rossi, tutte le mattine, quando arriva il campione, scrive la data in cui è arrivata, possibilmente anche l'ora, per i campioni di sangue è molto importante. Pensate a un campione che viene prelevato all'ospedale alle 8 del mattino, se il mio collega dell'ospedale di circolo non ha voglia di portarmelo me lo porta alle 6 di sera. E l'ha tenuto sul bancone. Capite che il campione non è proprio al massimo delle sue condizioni. Quindi, nella procedura, poi se troverò dei difetti, posso risalire al fatto che quei difetti sono dovuti al fatto che il campione è arrivato alle 6 di sera e non alle 10 del mattino. Quindi, tutte le informazioni relative all'arrivo del campione, il codice, la data, se è stato spedito da lontano, per esempio, e qui c'è il dottor Magistrelli. Quando noi facciamo un lavoro in collaborazione con Novara, il dottor Magistrelli preleva il suo campione e ce lo manda col corriere. Abbiamo stabilito che il modo migliore per avere un, corriere, un campione efficiente è quello che il corriere mantenga il campione a una certa temperatura. Il corriere ci manda via mail, alla fine, quando ci è arrivato il campione, ci manda anche il, il, come si dice, il registro, la registrazione della temperatura durante l'invio del campione. Quindi sul quaderno io devo scrivere tutti questi dati. Ma poi il mio campione viene preparato. Isolare le cellule piuttosto che una qualsiasi altra procedura. Ancora una volta, come lo preparo? Ho un protocollo. E sul. Il quaderno ancora una volta in cui annotare qualcosa. Per esempio, ho separato le mie cellule, dopodiché ho visto che la vitalità era del 50%. Ho deciso di fare lo stesso gli esperimenti, però ho segnato che la vitalità era al 50%. Non è detto che l'analisi venga condotta immediatamente, oppure che tutto il campione venga analizzato subito. Potrei dover conservare una parte o tutto il campione, quindi dove lo conservo e come lo conservo protocollo per conservarlo, il luogo in cui l'ho conservato è un codice, perché ancora una volta il freezer è anche peggio del frigorifero, nel freezer posso avere centinaia e centinaia di campioni e quel campione può stare in freezer per molto tempo, quindi codice di conservazione ed eventuali annotazioni, quando l'ho conservato, come l'ho conservato e così via. Finalmente arriviamo all'analisi del campione procedura per l'analisi ed eventualmente cosa succede? A un certo punto uscirà fuori un numero dal mio strumento, che ovviamente verrà utilizzato sempre con un protocollo ancora questo, e il risultato finale deve essere documentato. Questo è anche un aspetto molto importante perché ovviamente lo strumento genererà un risultato che può essere un singolo numero o un foglio. Se il foglio con contiene magari 25 analisi, io devo avere quel singolo numero di quella singola analisi che riguarda il mio campione, quindi annotare il singolo dato sul mio quaderno. Finalmente elaborerò il mio risultato finale e il mio risultato finale verrà archiviato temporaneamente in attesa della stesura del manoscritto, per esempio. Quindi avere anche un codice e una nota di dove ho archiviato il mio risultato. Se lo guardiamo in dettaglio, questo aspetto non è così semplice e così intuitivo. Se questo è il mio risultato finale, facciamo il processo al contrario. Questo lavoro, per esempio, è un nostro lavoro, dati nostri, è stato pubblicato nel 2017. Queste due figure, diciamo così, sono finite sulla rivista nel 2017. La nostra raccolta di dati è iniziata nel 2014. E non è un tempo così lungo, eh? Ci sono tempi molto più lunghi. Quindi nel 2014 la nostra dottoranda ha iniziato a raccogliere i suoi campioni. Ha raccolto i suoi campioni, quindi per fortuna che lo ha fatto, perché adesso lei è andata a lavorare altrove, io non avrei mai potuto pubblicare il dato, perché non, non avrei avuto gli elementi per risalire a ogni singolo esperimento. Lei ogni volta che faceva il suo esperimento scriveva il giorno in cui faceva l'esperimento. Quindi per esempio in questo caso. Questi esperimenti sono stati condotti su sacca dall'ospedale di Circolo, dal trasfusionale. Buffy coats, questi esperimenti sono stati condotti su buffy coats, su cell isolated from buffy coats. Cell were isolated according to our internal procedures. In this case there were granulocytes. Okay? Cell were arrested, cell and supernatant. And in all this step we have code of each procedure. Analisi dopo, perché i campioni quando vengono raccolti uno per volta, each for each days, one for each day, non posso fare un'analisi ogni giorno, sarebbe troppo costoso. In particolare se prendo per esempio un ELISA essay, An ELISA plate è is, is, uh, composto da 96 uh, well, quindi so per questo motivo non posso analizzare un singolo sample ogni giorno. I need to wait that I have all the number of uh, samples that will give will complete my plates. It's the same for real-time PCR. Okay, then I harvest my supernatant and store in freezer. At the end, when I have completed my number of samples, I perform the analysis and process the final results. Okay. <laughs> Scusate, non me l'ho fatto per loro. Quindi analizzerò i miei risultati perché non è che il risultato finale è poi questo, il risultato finale è un numero. Sulla base di qual era l'obiettivo del mio studio decido una modalità di analisi che ho già previsto prima. Okay? Quindi in questo caso per esempio io avevo coltivato le mie cellule stimolate per andare a misurare l'espressione dei recettori beta-adrenergici con uno stimolo oppure nell'altro campione per andare a misurare una proteina che si chiama elastasi con un altro stimolo. Ho i protocolli per aver fatto questo, magari però nella stessa corsa di real time ho diversi altri modelli, diversi altri protocolli, quindi io analizzerò i miei singoli risultati con un software, otterrò un numero finale, e quindi utilizzerò l'appropriato metodo, metodo statistico per ottenere il mio risultato finale. Dopodiché scrivo il lavoro. Scrivo il manoscritto, interpreto i dati, faccio le figure e finalmente lo mando alla rivista. E qui si apre un altro punto. Non so quanto voi siete confidenti con le riviste scientifiche, vi garantisco che dal momento in cui avete deciso che lo spedite alla rivista fino al giorno in cui lo vedete pubblicato, possono passare anche mesi. Perché purtroppo non è detto che la prima rivista vi accetti il lavoro. C'è una revisione e, e, e così via, fino a quando finalmente il lavoro viene pubblicato. Ma perché tutto questo è importante? Perché oggi sempre più riviste dell'area biomedica non si accontentano del, della figura. Vi chiedono. I raw data, i singoli dati che compongono la figura. E in questo caso, se a me me l'ha chiesto nel 2017, quando la dottoranda non c'era più, se io non avessi avuto il record e il quaderno, non avrei mai potuto rispondere alla rivista mandandogli i dati singoli di ogni esperimento. Perché non vi chiedono solo il dato, vi chiedono anche la data. Quindi, o siete proprio bravi e macchiavellici perché si può, vi garantisco, si può fare. Si può scrivere un lavoro inventando tutti i singoli dati, quindi siete proprio machiavellici, dovete pensare alla data, al giorno e così via, altrimenti la cosa più semplice per non rompervi la testa è quello di mandare i dati veri, ma i dati veri li potete mandare solo se riuscite a risalire al singolo dato. According... no, oh, sì. Garantendo sempre la sequenza delle standard operating procedures, c'è un altro punto che viene definito quality assurance. Ma in un laboratorio di ricerca il termine quality assurance non è adeguato perché per esempio noi non siamo obbligati, e per fortuna vi aggiungo, a lavorare secondo gli standard ISO 9000, che sono d'obbligo invece. Per esempio per i laboratori analisi dell'ospedale dove devono periodicamente essere sottoposti gli strumenti a dei controlli di garanzia di qualità del risultato per cui per esempio gli viene mandato un campione, loro lo analizzano, mandano il risultato alla ditta che sta facendo i controlli e si vede che lo strumento funziona bene. Noi non abbiamo questo obbligo perché non, non lavoriamo secondo le ISO 9000 ma... Per noi è importante il controllo di qualità, cioè sapere che il nostro strumento funziona bene, perché tutte le fasi di lavoro, come si diceva, devono essere condotte seguendo determinati criteri. E per esempio il modo più semplice per garantire il controllo di qualità dello strumento, e la dottoressa Rasini penso che pomeriggio ve ne parlerà, è quello di avere degli standard interni. Non è necessario che io lo mandi alla ditta. Ci sono degli strumenti che lavorano utilizzando appunto, potendo fare un controllo di qualità tutte le mattine. Io la mattina quando accendo lo strumento inserisco il mio campione standard e vedo che la risposta, cioè il risultato finale, è quello in accordo con quanto io mi aspetto da quel campione noto. Oppure avere una curva di calibrazione del campione. Sono tutte metodiche interne che garantiscono un controllo di qualità. L'ultimo è il più mh, critico e come archiviare i dati e come eventualmente rispondere a controversie. Come si diceva prima, ormai è, è quasi costume di, della maggior parte delle riviste scientifiche, soprattutto di quelle di qualità, non le riviste pirata, che vi chiedono i dati che sono stati necessari per produrre il risultato che voi state cercando di pubblicare. Quindi avere la possibilità e avere in anticipo previsto come eh, archiviare i dati singoli dell'esperimento in un documento scritto, quindi ancora una volta in un quaderno, vi garantisce e vi preserva da eventuali conflitti che possono nascere con la rivista quando vi chiederà i dati perché poi dovreste dire mi spiace non posso mandarvi i dati singoli, la rivista dice bene io non ti pubblico il lavoro, non è un problema. Okay? Onde evitare questo come imparare in anticipo come archiviare i dati. E questo ancora una volta in un quaderno, in un'agenda, un chiamatela come volete, in cui oltre ai dati, come si diceva prima, tutti i passaggi che sono stati critici, o che per qualche motivo mi hanno fatto deviare dal protocollo, e tutto ciò che è collegato al lavorare in maniera corretta. Questo con una penna e non con la matita, perché io non devo poter modificare niente. Perché siccome poi tra qualche giorno viene il mio capo e legge i dati e non gli piace quello che ho scritto mi dice di cambiarlo. No, sono tutelata io che non lo posso cambiare e anche lui non mi può obbligare o viceversa. Non è che siccome ho scritto che c'era il 50% di vitalità, poi dopo il 50% non mi va bene, cancello e scrivo 85% di vitalità. Niente deve essere cancellato per garantire l'integrità e per evitare la misconduct. Una cattiva condotta è sempre lì ad alleggiare dovunque, in qualsiasi nostro passaggio. E tutti quanti noi siamo molto sensibili a questi, perché se vogliamo finire l'esperimento prima, magari cerchiamo di trovare una scappatoia, ma se invece noi scriviamo tutto e documentiamo tutto, nemmeno a noi può venire in mente di dire, per esempio, che il numero che non mi piace, io ho fatto n uguale a 10 esperimenti, 9 sono belli, il decimo non mi piace, è troppo alto, troppo basso, mi rovina la media. Lo cancello, no. Siccome ce ne sono documentati 10, 10 numeri devono essere elaborati. Il quaderno deve essere numerato e le istruzioni su come compilarlo e su cosa scriverci devono essere decise prima. Così ogni giorno so che quando raccolgo il mio campione, la fase A, B, C, D, E, Deve essere documentata, non può esserci un giorno in cui una delle fasi non è scritta. Piuttosto alla fase C scriverci nessuna osservazione. Non c'era niente di diverso, non c'è bisogno di scrivere niente, però lo devo documentare. Con questa parte ho concluso la prima parte di come lavorare bene in laboratorio. Se avete delle domande. Fatele perché dopo parleremo di un altro aspetto che è legato al rischio specificatamente. Come vi ho scritto qua, tutte le domande sono appropriate ed è sempre il momento giusto per porre domande. Tutto chiaro? Se you have question also in English, no problem. We start with the second part now. Come lavorare garantendo la sicurezza? Entriamo nel dettaglio della legge. Perché in Italia, come nelle altre nazioni europee, esiste una legge che regolamenta le condizioni di sicurezza su ciascun posto di lavoro, qualsiasi, dall'industria edile al supermercato al laboratorio di ricerca. Questa legge viene periodicamente, ovviamente, aggiornata e si chiama decreto legislativo testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ovviamente c'è un emendamento che riguarda i laboratori di ricerca che ha delle modifiche diciamo, rispetto a quali sono le condizioni necessarie per garantire la sicurezza sugli altri posti di lavoro. Attenzione particolare, in accordo con questa legge, quindi deve essere posta, lo so che alcune cose sembrano ripetitive, ma guardandole da un'altra prospettiva, attenzione particolare devono essere poste a tutti quei comportamenti e quelle fasi della procedura che possono essere pericolosi tutte quelle procedure che possono avere un rischio insito nella procedura stessa oppure gli strumenti che devono essere utilizzati per il mio esperimento specifiche procedure che sono pericolose l'utilizzo di reagenti chimici materiale a rischio infiammabile radioattivo tutto quello che volete è in funzione di tutti i rischi presenti nelle diverse procedure, qual è il dispositivo di protezione individuale adatto in ciascuna delle procedure. È importante prendere in considerazione che ci sono dei divieti che possono essere assoluti o dei divieti che sono relativi. Non è mai... Mai buona cosa ed è assolutamente proibito, per esempio, introdurre cibi o bevande nel posto di lavoro, nel laboratorio. Ok? E per garantire la sicurezza degli operatori è anche scorretto utilizzare degli strumenti per qualcos'altro. Il Bunsen, che adesso non esiste più, una volta lo si poteva usare per scaldare il cibo. Ecco, non è adatto, non è corretto e in alcuni posti ci sono addirittura delle procedure così complesse, degli strumenti così delicati per cui gli stessi operatori che lavorano in quell'istituto non possono entrare in determinate aree. Aree limitate all'accesso di tutti, ma solo a personale autorizzato. Pensate per esempio alla stanza dove si manipolano sostanze radioattive anche se ci lavoriamo tutti quanti in quell'istituto in quella stanza entra solo il personale che è sottoposto anche al controllo periodico e che sa come utilizzare e maneggiare il materiale radioattivo. Tutte le sostanze chimiche, nessuna esclusa, hanno dei pittogrammi, dei codici di rischio, ma se io non li so leggere che cosa me ne faccio? Quindi ci deve essere qualcuno che ci informa sulla comprensione di questi pittogrammi e ci spieghi cosa vuol dire. Per esempio, devo usare l'acetone o il metanolo che si usano comunemente in laboratorio, essere in grado di capire cosa questi segnali vogliono dire e quindi qualcuno che mi insegna, mi spiega queste cose. Come maneggiare i rifiuti? Anche questo è sottoposto a regolamentazione in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa. Perché i rifiuti che vengono prodotti in una procedura sperimentale in un laboratorio di ricerca sono considerati rifiuti speciali e come tali non possono essere smaltiti dalla locale agenzia unità che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. A Varese si chiama ASPEM. Non è l'ASPEM che mi smaltisce i rifiuti speciali. I rifiuti speciali devono essere stoccati temporaneamente in luoghi sicuri che ha, di cui è proibito l'accesso alla maggior parte delle persone, ma solo il personale autorizzato ci può arrivare, e questi luoghi devono essere ben identificati. Si chiama luogo di deposito temporaneo perché periodicamente, per alcuni rifiuti ci sono delle scadenze precise, okay, temporaneamente stoccati, dopodiché chiamiamo la ditta, la ditta viene, preleva i rifiuti e li va a smaltire secondo documenti ufficiali. Voi dite ho finito qui, non mi devo preoccupare più, no? C'è un responsabile in ciascun istituto di ricerca che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e si deve anche preoccupare che la ditta lo smaltisca in secondo i criteri, le regolamentazioni nazionali. Quindi quando la ditta viene a ritirare il rifiuto mi rilascia un modulo che io controfirmo, gli sto dando 10 alipak. Dopodiché mi deve mandare, dopo un certo intervallo di, entro un certo intervallo di tempo, la ricevuta di dove ha smaltito i 10 Alipak. Non mi può dire che ne ha smaltiti 9. Okay? Quindi, perché tutto questo? Perché gli incidenti non sono rari e non sono nemmeno occasionali. Questo è un articolo che è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano nel 2014, per un incidente che avvenne all'Università all università di Catania già nel 2007. Nel 2007 è stato eh, messo in atto un processo all'Università di Catania per cui alla facoltà di farmacia alcuni docenti, alcuni eh, tecnici sono stati diciamo così, citati in tribunale, anzi no, è stato proprio, sono stati citati in tribunale per danno ambientale disastro colposo. Perché? Perché era venuto fuori che in questo, in questo laboratorio era prassi consolidata, consolidata non occasionale, non una volta, che i rifiuti chimici della lavorazione degli esperimenti venivano buttati nel lavandino, quali che fossero i rifiuti chimici. ok? Di conseguenza questo generava un ambiente insalubre. Io vi aggiungo, questo non è finito negli atti del processo ma potete andare a vedere, dopo vi farò vedere il film, per giunta il laboratorio si trovava in uno scantinato, come era abbastanza consueto in passato. Io personalmente ho condotto i miei eh, esperimenti durante la tesi di laurea in un laboratorio che era posto in un seminterrato. Capite che la ventilazione era minima le cappe chimiche erano accessibili soltanto ai docenti e via dicendo. Quindi non era proprio prassi inusuale. Fatto sta che non è mai stata dimostrata la concausa, la casualità diretta, ma una studentessa di 30 anni è morta per tumore, che, lavorava, che ha lavorato per più di 5 anni in questo posto. È stata fatta una causa con un processo. Che sia giusto che sia sbagliato tutti sono stati assolti perché non si poteva dimostrare né la concausa del danno alla persona né il disastro ambientale. Dopo vedrete il film che Costanza Quatriglio eh, produsse e che è stato presentato al Festival di Venezia nel 2013 tra i film indipendenti, non sponsorizzati. Ovviamente capite perché non era sponsorizzato. Ma questo non è un incidente unico. Per esempio, quattro anni fa... Alla statale a Milano, quindi, ricca Università del Nord, siccome di solito siamo abituati a pensare che al Sud sono tutti poveri e incapaci, è successo anche al Nord. Ricca Università del Nord, statale di Milano 2014, quindi non 50 anni fa. Due studenti cosa hanno fatto? Hanno versato anche questi, ma pare che sia stato un caso unico, così è stato detto: hanno versato degli acidi irritanti ancora una volta nel lavandino. Ovviamente questo ha generato dei fumi che hanno irritato le mucose e sono stati ricoverati al niguarda due docenti e due giovani studenti. La risposta del direttore di Dipartimento fu che fu un errore, una incomprensione, lo studente ha commesso un atto improprio svuotando nel lavandino anziché nel contenitore adatto per i reflui. Voglio fare un attimo la cattiva e dico, probabilmente se allo studente fossero state date le informazioni corrette di come maneggiare i rifiuti non gli sarebbe venuto in mente di autointossicarsi. Quindi, se queste cose avvengono addirittura a Milano, cosa possiamo fare per prevenirle? Perché se avviene un incidente. Nella maggioranza dei casi è vero la cattiva condotta è individuale, ma questa cattiva condotta è, come dire, voluta o dovuta a scarsa informazione? Quindi, cosa fare per garantire la sicurezza nei laboratori di chimica e di biologia? Innanzitutto identificare i rischi. Non finirò mai di dirlo, bisogna identificarli e bisogna identificare le diverse tipologie di rischi. In un laboratorio di ricerca biomedica c'è sicuramente il rischio chimico, c'è altrettanto sicuro il rischio biologico, può essere il rischio di radiazione, ma c'è un rischio che nessuno di noi può quantificare, può, può sapere in anticipo. Quest'ultima categoria di rischi può essere prevenuto soltanto con una corretta condotta in laboratorio. Ma di conseguenza ogni rischio deve essere ben evidenziato. Dove c'è il rischio tutti devono sapere che c'è. E quindi caselline, eh, post-it, tutto quello che volete. Se è quello universalmente accettato, tipo questi che vedete qua. È più facile se vi arriva anche lo studente straniero perché non glielo dovete spiegare in un'altra lingua, ma questi sono codici universali. In tutto il mondo si usano gli stessi codici di rischio. Ancora una volta c'è una normativa che garantisce la valutazione del rischio in ciascun luogo di lavoro ed è un obbligo del datore di lavoro. In Italia questa c'è. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico in modo preventivo, before to start the experiments, all'inizio dell'attività che comportino l'uso di agenti chimici pericolosi. In Italia, questa c'è una regolamentazione nazionale, c'è una, uh, una parte che riguarda l'università, ciascuna università è obbligata periodicamente, se non ricordo è annuale, giusto Max? Il documento di valutazione del rischio a presentare il documento di valutazione del rischio, avendo identificato in ciascun laboratorio quali sono i rischi. Quindi vuol dire che l'ufficio di prevenzione e sicurezza va in ciascun laboratorio, verifica le condizioni di lavoro e stabilisce la valutazione del rischio di quello specifico laboratorio. Di conseguenza vi rilascia, ci rilascia un documento e noi sulla base di quello attuiamo le procedure di garanzia di minimizzare il rischio. Questo è il documento a monte che ciascun studente specializzando, laureando, dottorando è obbligato a compilare, anche i ricercatori, appena entrano all'Università dell'Insubria. A voi dottorandi al primo anno è stato chiesto di compilare questo documento, che è la scheda di valutazione del rischio. C'è una prima parte dove ovviamente ci sono i vostri dati generali e poi che tipo di procedura andate a svolgere durante il vostro corso di dottorato e quindi a quali rischi sarete sottoposti. Questo implica che da quel momento in poi siete sottoposti a ciò che si chiama sorveglianza sanitaria, medical periodic visit of each student or researcher. Periodicamente verrete invitati dal medico del lavoro a essere sottoposti a un esame eh, che, che può, in funzione del rischio, anche implicare un esame del sangue piuttosto che dell'espettorato, piuttosto che spirometrico, quale che sia rispetto al grado di rischio e quindi verrete informati su qual è la vostra condizione di salute. Nel nostro istituto di ricerca, parallelamente a questa scheda di rischio, abbiamo, questo è quello che c'era fino all'anno scorso, lo stiamo modificando ma il concetto è sempre lo stesso, Ogni qualvolta arriva una persona nuova in istituto, che sia un docente, ricercatore, studente specializzando, dottorando quello che è, o anche visiting student, noi prima di farlo lavorare in laboratorio lo informiamo su quali sono le nostre regole interne sulla sicurezza, che non sono diverse dalle altre, ma semplicemente gli informiamo su quali sono i rischi presenti nella nostra realtà, nel nostro istituto. E quindi come utilizzare tutte le informazioni necessarie al maneggiamento delle sostanze chimiche? Perché, essendo un laboratorio di ricerca, da noi le sostanze chimiche esistono. E come minimizzare il rischio biologico? Perché, come vi dicevo, molto spesso noi lavoriamo su campioni provenienti da uh, esseri umani, che sia sangue o tessuti, quale che sia. E. Abbiamo un'attenzione particolare all'evidenziare in tutte le fasi quali sono i rischi. Ricordatevi che anche siccome qui c'è gente che non lavora in laboratorio ma che lavora per esempio nell'ambito letterario filosofico c'è anche il rischio da videoterminali che deve essere documentato e ci vuole un'informazione precisa perché questo per esempio... È quello più bistrattato in assoluto. Siccome pensiamo di lavorare a un computer, che non corriamo nessun rischio. Invece, no, ci sono delle informazioni su come garantire la tutela della salute anche lavorando davanti a un computer. Questa tabella ha una duplice valenza, secondo me, perché spiega quali sono le procedure per prevenire ciascun tipo di rischio. Secondo l'autore. Esistono quattro livelli di rischio in un laboratorio di ricerca, da quello in cui non c'è niente, nessun rischio, e io non concordo perché come vi dicevo prima non c'è nessun posto in cui non c'è rischio, a quello più complicato. Quindi per esempio laboratorio di livello 1 può essere un qualsiasi, una qualsiasi stanza che non richiede strutture particolari anche su questo. Non concordo perché come vi dicevo prima ciascun laboratorio di ricerca deve rispondere a dei requisiti, in cui non c'è bisogno di dispositivi di protezione individuale. Ancora una volta mi sembra strano che io col mio cappotto, con la mia giacca, con il mio bel vestito di seta o di lino possa entrare in un qualsiasi laboratorio. Fino al livello più complicato, in cui addirittura il laboratorio, pensate a quello da radiazioni, deve essere organizzato in maniera da prevenire e ridurre il rischio, in cui sono necessari dispositivi di protezione individuali particolari e in cui, come vedete, per la prima volta compare la scritta Standard Operating Procedures scritte, come se prima non fosse necessario e basti semplicemente informare Process training and external audit. Io ti informo che c'è il rischio adesso adeguati. Mi sembra minimizzare troppo cosa può succedere nella quotidianità, perché il dottorando può anche rimanere da solo in laboratorio a fare il suo esperimento. Se io non gli ho spiegato tutto prima, lui quella procedura non può sapere qual è il rischio. Quindi, se invece c'è la procedura scritta, anche se io non ci sono, lui è tenuto a seguirla. Questo lavoro è uscito sempre nel 2014 e mi piace soprattutto per il titolo: Il rigore scientifico è l'arte di produrre eh, moto e macchine. L'autore dice che normalmente la scienza cioè noi ricercatori, noi scienziati, se così ci possiamo definire, pensiamo che siccome siamo scienziati siamo corretti a prescindere, che in noi la scienza è infusa. Non è così? È che i controlli di qualità invece devono fare parte integrante del processo di ricerca, compreso quella scientifica, in maniera tale che i livelli di produzione implicano un educare, ha una corretta metodologia e ad arricchire, a migliorare tutti i processi di produzione, in maniera tale che alla fine, se lavoriamo in questo modo, anche nell'ambito di ricerca possa succedere quello che è successo nell'industria automobilistica, che nel giro di 20 o 30 anni si facciano dei progressi enormi, ma non solo per una questione di profitto, perché il profitto nell'ambito di ricerca, almeno quella universitaria, non è considerato il primo punto ma in maniera che la ricerca scientifica possa avere delle fondazioni più solide e quindi anche migliorare e accelerare la conoscenza anche per la cittadinanza. Concludiamo con. Uh, mi piace la frase di questo ricercatore che dice che in termini generali la condotta, una condotta responsabile in, uh, nella ricerca Semplicemente vuol dire che se noi applichiamo una buona coscienza civica saremo anche dei buoni ricercatori e vale anche il contrario. Se siamo dei buoni ricercatori avremo necessariamente una buona coscienza civica perché non c'è possibilità di scampo. Lavoriamo in un laboratorio di ricerca perché vogliamo fare qualcosa per il mondo. Voi siete giovani, siete ancora pieni di ideali e spero che voi li possiate mantenere. E come diceva ieri la professoressa Taguigne, la ricerca deve, deve necessariamente comunicare ed essere in relazione con la cittadinanza. Quindi io vi auguro che per voi cercare e ricercatore possano stare insieme nel rispetto dell'etica, dell'onestà e dell'integrità e che l'Academic Integrity non sia soltanto una ciliegina sulla torta, ma faccia parte di tutto il processo di produzione della torta così. Possiamo mangiarla bene. Buon lavoro a tutti.